Buon pomeriggio a tutti, oggi sono in compagnia della dottoressa Simona Vigoni, pedagogista e psicomotricista che da tempo, da oltre 20 anni, si occupa di educazione dell'infanzia, incontra bambini, famiglie e anche educatori, è così? È così, esatto, buongiorno. Anche a Livigno lei ha incontrato sia le famiglie che gli educatori per parlare di un tema, di un argomento assolutamente affascinante e anche un po' sconosciuto, quello del cervello del bambino. Quello del cervello del bambino, in particolare ieri sera insieme alle famiglie, anche con gli educatori e gli insegnanti, ci siamo soffermati sul concetto di intelligenza, no? Ho preso spunto da questo testo che a me piace molto e che consiglio non soltanto agli educatori e agli insegnanti, ma anche ai genitori, perché è un testo molto fluido ed è un testo di John Medina, questo biologo molecolare, ingegnere, quindi un ricercatore, che ha scritto Naturalmente intelligenti, il cervello, istruzioni per l'uso. E quindi ci siamo un po' chiesti insieme, domandati insieme, quali fossero gli ingredienti per lo sviluppo della cosiddetta intelligenza del bambino. E quali sono questi ingredienti? Medina ne individua un po'. Noi ci siamo soffermati in particolare su 2 o 3 ingredienti. Mi piace citare e ricordare qui uno che è quello che poi forse riguarda anche gli aspetti più problematici della relazione del bambino a casa, che è l'autocontrollo, ovvero la capacità di attendere, cioè di ritardare il soddisfacimento della la gratificazione di un bisogno, di un desiderio. Ebbene, il testo di Medina ci dice proprio questo, che l'autocontrollo è la capacità di ritardare, quindi il soddisfacimento di un desiderio, di un bisogno, è direttamente proporzionale al futuro rendimento scolastico dei bambini, insomma, è predittivo del futuro rendimento scolastico dei bambini molto più di quanto non sia il famoso test, il quoziente di intelligenza. E quindi abbiamo riflettuto un po' sulla capacità di attendere, che è una capacità che abbiamo perso anche noi adulti. Ora siamo collegati 24 ore su 24, abbiamo il cellulare che è diventato il nostro oggetto transizionale, senza quello non ci muovremo, abbiamo bisogno della notizia in tempo reale, no? Abbiamo tutto subito anche noi adulti, eppure su questa capacità si fonda veramente il futuro rendimento scolastico dei nostri figli. Quindi è importante attendere e dare il tempo. Un altro ingrediente che abbiamo esplorato è la creatività. Oggi i giocattoli si vendono anche in farmacia. In realtà la migliore cosa che possiamo dare nelle mani di un bambino è il materiale destrutturato, cioè i giochi con finali aperti. Quindi meno il materiale è strutturato, più si svilupperà la creatività. Devo dire che ho anche fatto giocare i genitori, abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti, no? Quale quello, per esempio, di prendere un quadrato, immaginarlo nella propria mente e dividerlo in 7 parti uguali. E allora qui ci si sono soffermati, sono venute fuori varie ipotesi. Di fatto, prendere un quadrato e suddividerlo in 7 parti uguali è una cosa semplicissima. È una cosa semplicissima, ma che noi adulti non siamo più in grado di fare, perché non lavoriamo più su questo aspetto così fondamentale che è la creatività. Quindi la costruzione del pensiero divergente, la capacità di prendere altre strade, che non sono quelle a volte che si prefigge l'adulto nella relazione con il bambino. Quindi 7 ingredienti, ne abbiamo citati 2, creatività e capacità di attesa. Sì, l'altro ingrediente, a mio parere fondamentale, è la comunicazione verbale. Narriamo, parliamo con i nostri bambini, parliamo con i nostri figli, perché mettiamo parole su quello che loro fanno, su quello che loro sentono. Perché anche l'aspetto della comunicazione è un aspetto che si è perduto sempre per il tempo che scorre via talmente velocemente che non si ha più il tempo per parlare insieme. Oggi la comunicazione in famiglia è sempre più funzionale. Che cosa vuol dire? Ci si racconta che cosa hai fatto, devi fare la spesa, no? Ci si suddivide i compiti, ma su quello che si fa, su quello che si sente, si mettono poche parole.
La capacità di narrare è inversamente proporzionale alla presenza di somatizzazioni. Quindi più un bambino è in grado di narrare di sé e di tirar fuori quello che ha dentro, e più ci sono le probabilità che non somatizzi. E quindi è importante parlare. E l'altro aspetto che colpisce è quello sulla comunicazione non verbale. Medina lo individua come un altro degli ingredienti fondamentali. La comunicazione non verbale rimanda al linguaggio dei gesti, al tono, alla postura, alla mimica. Ecco, questa capacità rischiamo di perderla per l'uso spasmodico che abbiamo del cellulare, no? Degli SMS, quindi affidare anche questo linguaggio non verbale alle famose emoticons, insomma. Quindi abbiamo un po' perso questa capacità di entrare in relazione dal vivo. E quindi anche questo è un altro ingrediente cardine. Stufato dell'intelligenza. Ce ne vuole svelare qualcun altro? La sicurezza. La sicurezza che dobbiamo. La sicurezza rappresenta che cosa? Rappresenta il suolo, diciamo così, che dobbiamo dare e infondere ai nostri bambini. Io parlo di sicurezza e non di scatole di sicurezza. Bowlby, nella teoria dell'attaccamento, ci parlava di base sicura. Oggi i bambini rischiamo un po' di farli vivere in scatole di sicurezza, no? Per cui c'è la scuola, poi c'è la palestra, poi c'è lo yoga, poi c'è il nuoto. In realtà si parla di base sicura. E questa sicurezza viene data al bambino attraverso cosa? Attraverso la prevedibilità degli eventi, quindi l'abitudine, che sembra una... Troppo protetti, quindi? Troppo protetti da una parte, forse con i fili scoperti dall'altra, mi viene da dire. Sì, troppo protetti quando un bambino viene infilato in un contenitore, cioè questo, dalle 4 alle 5 alle lezioni d'inglese, dalle 5 alle 6 ai nuoto, la famosa capacità creativa di prima, cioè la capacità di divergere, di prendere altre strade, si perde. I nuovi studi adesso, le neuroscienze, ci dicono una cosa fondamentale. La noia è un ingrediente necessario. È in quel tempo di attesa lì che io mi figuro quello che potrà succedere e quindi mi attivo anche a livello cognitivo a immaginare un mondo possibile, no? E a quello che sarà. A tutte le età questo? Io direi di sì. Non dobbiamo perderla, perché sennò poi rischiamo di non riuscire a dividere un quadrato in 7 parti uguali. Dottoressa, lei ha parlato di ingredienti, questo significa che l'intelligenza emotiva in qualche modo o l'intelligenza del bambino in qualche modo può essere coltivata e quindi che non siamo naturalmente intelligenti? Io dunque credo sia l'uno che l'altro, siamo naturalmente intelligenti perché i nostri semi li abbiamo, no? Però l'ambiente, le relazioni fanno la differenza, il contesto fa la differenza. Ed è importantissimo, ecco, appunto, le relazioni. Un'altra cosa che dice Medina molto importante è che l'apprendimento per essere tale deve avvenire in un contesto relazionale e non solo in un contesto relazionale. L'apprendimento per essere tale deve poter essere trasferito dal bambino. Che cosa vuol dire? Ieri abbiamo parlato di una semplice banalità, no? Quante volte alle 8 del mattino siamo di fretta, dobbiamo andare a lavorare e quindi siamo noi a sostituirci al bambino e ad allacciare le scarpe, a mettere sul maglione, a vestirlo. Poi però magari a scuola invece si lavora sull'aspetto della motricità fine, quindi sull'importanza di aiutarli a... E sull'autonomia. Se l'apprendimento non può essere trasferito da un contesto all'altro, quindi a scuola lavoro sulla motricità fine, poi però non ho la possibilità di allacciarmi le scarpe, ebbene, questo apprendimento è destinato a cadere, no? A perdersi poi, no? Bisogna farle insieme le cose. Bisogna farle insieme, bisogna che il bambino sperimenti questa continuità. Questi sono alcuni degli ingredienti e poi ci sono le varie ed eventuali? Le varie ed eventuali, sì, ci sono, ma io rimando sempre al contesto, un buon contesto, una buona scuola che dia la possibilità, a proposito dei giochi con finale aperto, di dare al bambino
la possibilità di giocare, di fare gioco libero, il gioco libero, perché lì il gioco è il linguaggio del bambino, è lì che veramente fuori emergono i suoi bisogni, i suoi reali bisogni. A volte si incanala anche quello, cioè il gioco diventa strutturato. I giochi con finali aperti sono quelli che maggiormente aiutano il bambino nella costruzione di questo pensiero divergente, nel pensiero critico, nella capacità di prendere altre strade. Cosa pensa dell'apprendimento attraverso le nuove tecnologie, quindi i test che i bambini sono, diciamo, oramai abituati a fare anche con gli smartphone o altri strumenti? Sono degli stimoli positivi o sono degli stimoli che in qualche modo limitano la loro creatività e quindi questo sviluppo di cui parlava? Io direi che la prima regola che dobbiamo darci con questi strumenti è evitare l'abuso, ecco, perché il rischio è proprio quello. Studi precisi in merito non ce ne sono, o perlomeno ci sono degli studi che ci dicono degli effetti dannosi sul corpo. Sembra che per esempio artrite e obesità siano in aumento, no? Nei bambini che utilizzano questi dispositivi in maniera spasmodica. Se accompagnato dall'adulto, se fatto per un certo lasso di tempo e limitato, io non demonizzo certo la nuova tecnologia, fermo restando che per quello che si diceva prima, l'apprendimento è relazionale, cioè un bambino apprende molto di più da un genitore che parla e che racconta, ma perché in quella parola c'è un tono di voce, un'inflessione, una relazione che col dispositivo viene a mancare. Anche lo stesso apprendimento della seconda lingua, affidarlo semplicemente a un dispositivo ha poco valore, avviene sempre all'interno di un contesto relazionale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale, sì. E poi un'altra cosa, la tecnologia ci rimanda a un mondo, ad una dimensione. I bambini, specie molto piccoli, non devono perdere il contatto con la tridimensionalità. L'intelligenza, Piaget ci diceva, è sensomotoria, dipende dall'azione, quindi devono veramente poter toccare con mano oggetti reali, veri. A volte si dice nei servizi spesso abbiamo giocattoli in plastica. Il bambino deve potersi misurare anche con cose che in realtà sono concrete, proprio per sperimentare anche la sua forza fisica, è fondamentale. E la scienza che cosa ci dice sullo sviluppo armonioso del cervello? Vi sono dei dati o comunque che in qualche modo proiettandoci in avanti nel tempo ci dicono come questi ingredienti facciano la differenza? La scienza ci dice che per uno sviluppo armonioso del cervello ci deve essere un adulto sufficientemente buono che sia in grado di accompagnare, sostenere questo cervello, no? In particolare oggi si parla molto degli studi sull'intelligenza emotiva, quindi della capacità sì dell'autoregolazione che ha il bambino, perché il bambino partiamo noi con una dote, capacità, sì, di autoregolazione, ma nei primi anni è fondamentale l'eteroregolazione da parte dell'adulto che sostiene il bambino. Come si vede, come si manifesta poi questa intelligenza? Intendo dire, questo ricercatore avrà dei dati o non ce ne vuole parlare di questo? Ma il ricercatore i dati li ha, perché i dati li ha rispetto alle cose che ci siamo detti, per esempio appunto della capacità di essere validi sul lavoro, di essere dei bravi non solo esecutori ma anche dei bravi inventori. Quindi chi da piccolo è sufficientemente stimolato e viene nutrito con questi ingredienti, da adulto manifesterà che cosa? Lei, Gloria, ha detto bene, sufficientemente stimolato, non iperstimolato, perché Medina ci mette anche ci mette un allarme su questa cosa. Attenzione non troppo. Esatto, attenzione non troppo, perché l'iperstimolazione, oggi i bambini veramente sono iperstimolati, rischia poi di far cosa? Rischia poi di non aiutare il bambino nell'attenzione, a non focalizzare
e non lavorare sull'attenzione selettiva. Se un bambino ha sufficientemente margine di esplorare l'ambiente, se gli si dà la possibilità di tollerare l'attesa, quindi non si è, come si suol dire, adesivi, se gli si parla, se gli si narra, se si mettono parole su quello che lui fa e su quello che lui sente e lui prova, ecco, insomma, se si fanno queste cose ci sono delle buone probabilità di avere adulti e di crescere bambini che saranno adulti poi impegnati sul lavoro, con un buon rendimento scolastico e soprattutto, per quanto riguarda l'intelligenza emotiva, con una buona competenza sociale, perché è quella poi che fa la differenza. Non sono tanto, quello che manca ai nostri bambini non è tanto l'aspetto, come dire, il numero di informazioni. Le informazioni disponibili arrivano. Poi è la capacità di sviluppare il pensiero critico, quindi di prenderle criticamente, di farle proprie, e la capacità di stare con l'altro, di relazionarsi con l'altro, quella che fa la differenza. Siamo animali sociali, come si suol dire. E purtroppo, insomma, da questo punto di vista lo stile di vita che conduciamo non aiuta, perché la fretta è cattiva consigliera, si dice, no? Sì, la fretta è cattiva consigliera. Ieri abbiamo fatto un'esercitazione con i genitori di 3 minuti e 30 secondi, con i genitori e con gli educatori, e è vero, devo dire che ho, come dire, manipolato l'esperimento e ho messo fretta. Quando si mette fretta si perdono di vista dei particolari importanti. E il lavoro grosso che l'adulto, sia educatore che insegnante, deve fare è quello della consapevolezza, avere un po' di consapevolezza di come si funziona anche noi nella relazione col bambino, no? E quello che il bambino richiede è il capire, far capire, noi dobbiamo far capire a lui che l'abbiamo capito, che non significa dire sempre di sì, attenzione, però l'entrare in contatto con lui e rimanere in contatto e sintonizzarsi è un aspetto fondamentale. Le scuole, in particolare le scuole materne, sono oggi luoghi di incontro e di scambio culturali e di tradizioni diverse. Sono questi fattori positivi che in qualche modo danno maggiori chance ai bambini anche di sviluppare queste intelligenze emotive? Io direi di sì, per me assolutamente. La diversità è una ricchezza che va coltivata, va anche, come dire, evidenziata, no? Quindi i servizi educativi sono degli strumenti anche di integrazione? Sono degli strumenti di inclusione, sì, degli strumenti di inclusione, sono dei laboratori, sono veramente delle agenzie educative, sono agenzie in grado di promuovere cultura, una cultura dell'infanzia. Molti genitori, soprattutto quelli che hanno magari un solo figlio, ritengono che i bambini, soprattutto quando piccolini, stiano meglio a casa anziché dentro queste scuole, dove magari ci arrivano spesso per necessità più che per scelta. Cosa ne pensi? Allora, qua poi bisogna fare forse una distinzione tra quello che è il nido e la scuola dell'infanzia, no? Si dice che il nido non è la scuola dell'obbligo, anch'io stessa lo dico. Io faccio questo lavoro e questo mestiere da più di 23 anni e ci credo fermamente. Un buon nido è una buona palestra per il bambino. Sarebbe meglio a casa, secondo lei, però, un bambino così piccolo? No, per me no. Però sono scelte individuali e personali della famiglia. Non esiste la cosa giusta o la cosa sbagliata, esiste la scelta che la fa la famiglia sulla base che ha della conoscenza di quel bambino, delle richieste, del nucleo, insomma. Non esiste una ricetta giusta, siamo persone una diversa dall'altra. Ci sono delle ricerche che ci dicono che un buon nido fa la differenza. C'è una ricerca, mi pare, di Daniela Del Boca dell'Università di Torino e della Pasqua, che dà dei risultati rispetto a questa, alla frequenza al nido. Adesso mi coglie. Però diciamo che un luogo di scambio e di confronto tra bambini è sempre un luogo positivo. Un luogo di scambio e di confronto, la possibilità, ma non solo di scambio e di confronto per i bambini, anche per le famiglie. È per questo che dovrebbero veramente aprirsi anche al territorio. Il confronto anche per i bambini con figure altre da quelle familiari, quindi la possibilità, oggi si insiste, si parla molto degli attaccamenti multipli,
una volta si parlava dell'attaccamento, della diade mamma-bambino, quindi oggi si parla dell'importanza dell'attaccamento multiplo. Quindi con la propria educatrice, le insegnanti alla scuola dell'infanzia e così via. Chiaro, scuola e nido devono essere una buona scuola, un buon nido, no? Una scuola con un buon piano del triennale dell'offerta formativa. Cos'altro sappiamo su questi bambini? Che cos'altro dovremmo sapere sui bambini così piccoli? Si dice per esempio che un bambino fino all'età di 7 anni è in grado di apprendere tanto e velocemente, in particolare le lingue, mentre dopo il settimo anno in qualche modo perda un po' questa facilità. È vero, sembra che ci siano delle finestre di opportunità. Il cervello del bambino è molto plastico, poi a mano insomma questa plasticità, ma io non voglio essere così determinista, insomma data l'età dico che possono sempre apprendere, ma assolutamente sì, grazie. poi è vero, insomma le cose cambiano, però sì, ma soprattutto i primi 3 anni di vita sono fondamentali, è per questo che il riconoscimento di strutture come il nido, adesso la nuova normativa che insomma che lo equipara, lo ingloba, no? La legge 06, che si parla di sistema unificato, di sistema integrato, che finalmente dà anche dignità a questa agenzia educativa che fino all'altro ieri era considerata un servizio a domanda individuale. Quindi sì, i primi 3 anni di vita sono fondamentali e come dice lei, nei primi sette anni insomma dobbiamo sfruttare non mi piace, non è un verbo che mi piace, però tenere in considerazione queste potenzialità. Ecco, a proposito di questo, quindi è possibile costruire delle proposte formative, educative anche su misura per i bambini, visto che sono anche così tanto diversi? Proposte educative su misura o rispondere in qualche modo ai bisogni comunque individuali? Individuali sì, rispondere è possibile. Individuali assolutamente sì. Io credo che una buona osservazione dell'adulto sia già questo un passo per dare la possibilità al bambino di crescere in maniera sana in maniera sana. Un adulto che osserva, un adulto che a volte si tira anche un po' indietro, un adulto che interferisce sempre meno. Noi ci sostituiamo tanto ai bambini, li trattiamo a volte quasi come se fossero anziani a cui occorre alleviare la fatica. In realtà quando il bambino molto piccolo sta tentando di sollevarsi, sta mettendo in moto tutta una serie di meccanismi che sono fondamentali, cioè sta lavorando, sta facendo un processo che noi il più delle volte come adulti interrompiamo magari tentando di aiutarlo a sollevarsi. Ecco. Lasciamoli crescere. Sì, sì. C'è un bel libro della Amy Pickler che dice datemi tempo, quindi il diritto del bambino ad essere rispettato nei suoi tempi. A volte appena è in grado di rimanere in piedi lo prendiamo per le mani e iniziamo a farlo camminare, no? Slowly, slowly. Esatto. Pole pole, come dicono. Slow education, non c'è soltanto da aggiungere. Dottoressa, lei ha citato più di un autore, magari ci suggerisca invece una lettura tra le sue pubblicazioni, quella che non dovrebbe mancare nella libreria di una mamma, anche alla prima esperienza. Io suggerisco quella di un altro, suggerisco quella di Medina. Quella di Medina direi che è un buon testo, ricco, ma nello stesso tempo anche che scorre via velocemente. Ringrazio la dottoressa Vigoni. Grazie a voi. E naturalmente a tutti voi da casa che avete seguito la nostra rubrica. A presto.